Cari lettori e cari ascoltatori, beh, mi trovo in uno dei teatri più belli di Roma, il Teatro dell'Angelo, nel centro di Roma, proprio a 2 passi da San Pietro, dove incontriamo un personaggio del teatro, una pietra miliare del teatro, beh, ci ha fatto conoscere anche all'estero, in tutto il mondo. Ebbene, io ho qui accanto a me il signor Palmieri, buonasera. Buonasera, buonasera a tutti. Sì. Allora, si ritorna su un palco a contatto col pubblico con uno spettacolo molto impegnativo dedicato a Pirandello. E Sì, perché ha scelto questo testo? ma perché noi avevamo fatto uno spettacolo su Leopardi 5 anni fa e siamo andati avanti per 5 anni a farlo quando io potevo, perché era anche quello un monologo collegio e ci eravamo ripromessi di sondare anche il mondo di Pirandello e Argirò, questo sto parlando di, appunto, di Giuseppe Argirò, che è il regista e anche drammaturgo dello spettacolo, e quindi ci siamo dedicati a quest'idea su Pirandello. Lui ha scritto il testo e siccome l'avevo fatto anche qua all'Angelo il testo su Leopardi, Infinito Giacomo, con Avallone siamo accordati per fare debuttare qui anche quest'altro spettacolo su Pirandello. Ecco, e in questo la differenza sarà che qua, diciamo, ci saranno anche quattro monologhi a memoria, dei grandi testi, presi dai grandi testi appunto di Pirandello, cioè non si sa come, il monologo della Lucertola, famoso, poi c'è il padre, tutto condensato un po', tutto quello che riguarda il padre dei 6 personaggi, poi c'è l'uomo da fiore in bocca e alla fine chiudiamo delle parole bellissime, quasi poetiche, di Crotone, dei giganti della montagna. Ecco, e poi è un scavare un po' nella psicologia di Pirandello senza banalmente ripercorrere le date precise, le date in cui sono stati rappresentati i suoi spettacoli oppure quando lui ha vinto il premio Nobel, eccetera, ma andando più a fondo, vedendo lo scontro che ha avuto, i problemi che ha avuto anche psicologici nella sua infanzia, poi nella sua vita matura e anche verso la vecchiaia alla fine. È una visione un po' particolare Sì, rispetto vediamo a... che ci sono delle cose anche che magari il pubblico non conosce, no? Come questa presenza di Maria Stella, questa donna di casa che era tutto per lui, gli ha insegnato tutto anche perché è un po' assenti sia la madre che il padre, il contrasto col padre, il rapporto molto complicato che aveva col padre. Il padre era un uomo determinato, forte, eroe di Garibaldino, eccetera. Il contrario, proprio lui era gracile, minuto e insicuro. Ecco, quindi fra i due c'è stato un grande. Poi, non so, scopriamo, veniamo a sapere che lui ha seguito il padre, in un convento dove avveniva un incontro con una cugina e aveva come amante questa cugina e lui alla fine sputò in faccia addirittura a questa cugina bisognosa, come diceva lui. E ecco questi episodi, per esempio, curiosi della sua vita, fino ad arrivare poi al rapporto con Marta Abba negli ultimi anni e niente, poi finire appunto con questo pezzo bellissimo di Crotone. Andiamo un po' indietro nel tempo. Lei ha iniziato molto giovane con un grande mostro sacro del teatro, Strehler, a Milano. Sì, certo, sì, io ho fatto la scuola del piccolo, poi lui ci prese nel gioco dei potenti il secondo anno, dopodiché ci siamo rivisti 10 anni dopo e lui faceva appunto i provini per il Re Lear. E io gli dissi che non avrei fatto provini perché venivo dalla scuola sua e dico, quindi mi sembrava il minimo. E lui si ostinava: no, ma sai, l'ha fatto tutti, l'ha fatto anche l'Avia, eccetera. No, no, io guarda, non faccio provini. Poi mi ha preso comunque per fare Edmund, un personaggio che lui amava moltissimo. E insomma, è stato un bellissimo, un spettacolo entrato nella storia, quello di Diciamo che Strehler. sì, dopo tanti anni di teatro, però lei è riuscita a entrare nella Casa degli Italiani nei primi anni 70 con uno sceneggiato, una serie televisiva, La sorella Materassi, si Certo, ricorda? come Beh, non mi quello è ricordo. stato un grande successo che poi ecco, ha fatto conoscere il signor Certo, Palmieri in tutta Italia, in tutte le case anche. no, se lo ricordano ancora, se lo Il ricorda anche personaggio di tanto. Remo, mi sembra. Sì, il personaggio di Remo. Il personaggio di Remo e sono morti tutti, purtroppo, tutti, tutti. Io avevo questo affetto
fortuna di lavorare con questi due mostri sacri che erano Sara Ferrati e Rina Morelli, e quindi è stato un incontro formidabile. Loro avevano molta pazienza con me e io dovevo venire con loro, perché per esempio se afferravo Rina Morelli troppo forte lei si lamentava, perché dice poi mi vengono gli ematomi, ti prego, mentre Sara Ferrati, che era più sfangona, era più insegnante, l'accademia eccetera, diceva no, lei mi prenda Pambieri come deve prendermi, con forza, non si preoccupi. E quindi io da una parte ero morbido, dall'altra rigido. Si doveva dosare. Comunque è stato bellissimo. Sono quelle cose che poi ti danno, ti aprono, no? Certo, io dalla sera alla mattina ero diventato famoso, allora poi gli sceneggiati erano visti da tutti, no? Quindi c'era un impatto pazzesco. Adesso, anche se fai un protagonista in un sceneggiato, sai, ce ne sono altri 50. No, parlare di Incantesimo. Ah, beh, sì, Incantesimo, certo. Quello è stato un bel periodo, sono stato 8-9 anni. I tempi delle fiction. Vita, sì. Sì, adesso è un po' che non le faccio e vorrei tornare a farlo. Infatti, è un po' strano, anche perché sono impegnato col teatro, devo dire, quindi è un po' più difficile. Però vorrei proprio ritornare a fare anche qualcosa in televisione. Quindi il grande vero amore però è il teatro. Beh sì, insomma, ma tutti, gli attori, quelli di razza, poi alla fine anche quelli che fanno cinema, vedete come è stato per Mastroianni, perché alla fine è tornato all'origine, è tornato al suo amore iniziale, cioè al teatro. E così anche Gassman, e così tanti altri, magari, ecco, ma anche Tognazzi alla fine della sua carriera è tornato a fare teatro molto, insomma è la nostra culla, da dove si nasce e dove poi forse il primo amore non si scorda mai. Certo. Io allora ringrazio il maestro Giuseppe Palmieri, tra l'altro invitiamo tutti i nostri amici lettori qui al Teatro dell'Angelo fino al... Allora, noi facciamo 8, 9, 10 e poi la prossima settimana 15, 16, 17, sempre venerdì, sabato e domenica. Un appuntamento da non perdere per rivedere un grande autore come Pirandello, declamato e recitato da Giuseppe Palmieri. Io ringrazio e saluto Giuseppe Palmieri. Grazie, grazie. Io saluto tutti voi, grazie. Sandro Alessi, Campo dei Fiori.